Diamo tutto in scena, diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua, alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Salve, sono Riccardo Berspacher e volevo ringraziare il Ministero degli Esteri e l'Associazione Compositori Musica da Film per l'occasione che mi hanno dato di poter spiegare il mio approccio alla musica per il film. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi registi e ogni lavoro con loro ha arricchito la mia ottica musicale, mi ha dato nuove idee, un nuovo modo di approcciarmi. E ogni volta è così, ogni nuovo film è un episodio a parte e non vanno mai sottovalutati, anche se l'obiettivo commerciale può essere limitato. Bisogna partire dal presupposto che la musica in natura non esiste. Fare la musica di un film è dare un'amplificazione alle emozioni che stanno nel significato stesso dell'opera. Nello stesso tempo dare una spinta emotiva, una ricerca musicale, un atto artistico e anche un po' di mestiere. Il primo passo è comprendere a fondo la sceneggiatura seguendo le indicazioni del regista e tenerne grande conto, perché solo lui sa qual è il vero senso di tutta l'opera. Questo segna lo stile musicale del film, che può essere di vario genere, classico, misto, anche jazz, big band, vari stili, rimanendo sempre con la propria identità musicale. Questo perché la musica cambia completamente la percezione del girato. Noi vediamo una cosa, ma ne percepiamo un'altra con la musica. Per questo vi faccio un esempio sulla scena di un film. Prima con la musica originale, poi con una musica comica e alla fine con una musica di stile veramente differente a cui lascio a voi l'interpretazione. Quella che sentite adesso sarà con la musica comica, la stessa scena. Adesso, invece, ascolterete con una musica di uno stampo piuttosto inquietante.
visto? Cambia molto. Sembra che abbiamo visto tre scene diverse. Noi musicisti ogni tanto ci prendiamo la libertà di proporre qualcosa che non ci hanno chiesto. Delle volte dicono bravo, complimenti, non ci avevo pensato. Altre volte dicono bravo, non hai capito niente. La cosa si complica quando il produttore e il regista non sono d'accordo su che stile musicale utilizzare per il film. A quel punto conviene stare in religioso silenzio, ascoltare attentamente e trovare una soluzione che metta d'accordo le due anime del film, la produzione e la regia, possibilmente facendo bella musica. Adesso vorrei mostrarvi cosa vuol dire agire in contrasto con l'immagine musicalmente, nel senso commentare la scena con una musica che apparentemente non ha nessuna connessione con il girato. In questo caso la musica diventa protagonista assoluta e stravolge completamente il senso e la realtà di quello che noi vediamo. Prima la musica originale. E questo è agire in contrasto invece. Visto? Bella differenza. Resta sempre la grande responsabilità di amplificare ed elevare un'opera che comunque è un grande investimento e richiede tanti soldi. E quindi è una bella responsabilità. Alle volte il film ti viene facile perché parla da solo, a te che sei particolarmente in sintonia. Altre volte, pur essendo un grande film, non sei in sintonia e ci devi entrare e quindi fatichi molto di più. Però alla fine, con un po' di pazienza, è difficile che uno vada completamente fuori dal seminato, specie se le indicazioni sono corrette. E a questo serve anche l'esperienza. E poi si spera che t'hanno scelto per la qualità della musica che fai. Altra componente importante è la rapidità nello scrivere la musica di un film. A volte si subentra nel progetto
in una fase quasi finale e quindi c'è pochissimo tempo per scrivere la musica. Al giorno d'oggi, con i vari sistemi digitali, è possibile intervenire all'ultimo momento sulla struttura della musica. E anche da parte della produzione del regista è possibile variare il montaggio. È capitato, e non solo a me, di cominciare alle 7 di mattina e finire alle 7 della mattina dopo, perché la mattina dopo c'è il mix, che è l'atto finale del film, e nel frattempo hanno fatto svariate modifiche di montaggio che necessitano un grande lavoro, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Altra qualità necessaria è la flessibilità musicale, conoscere vari generi, avere esperienza in vari generi musicali. Naturalmente l'orchestra rimane la colonna portante di un film, ma dipende che film. Bisogna conoscere il jazz, la musica leggera, il rock, la musica minimalista, la musica concreta. Bisogna avere un ventaglio largo di arrangiamento e di realizzazione. Ogni tanto sento dire che il film ha avuto un grande successo per la colonna musicale. Non sono d'accordo. Ho visto dei film che pochi hanno visto con delle grandissime musiche. Ma la musica da sola non basta a fare il successo di un film. Se un film ha successo, sicuramente c'è qualcosa di buono e porta pure alla conoscenza del grande pubblico la colonna musicale. Ho avuto la fortuna di conoscere tutta la vecchia guardia, quella che ha fatto grande il cinema italiano negli anni 50, 60, 70. Non faccio nomi perché farei torto a qualcuno, ma era gente di una grande umiltà, grandissima cultura, capaci di affrontare delle tematiche estremamente dure, estremamente forti, con una semplicità e un'umiltà non comune, decisamente. Il momento più bello per me, e probabilmente anche per gli altri musicisti, è quando si registra con l'orchestra e con i musicisti e finalmente senti il tuo lavoro che prende vita, perché i musicisti danno vita come gli attori danno vita al film. Penso che per oggi è tutto, vi potrei parlare a lungo delle colonne sonore. Ringrazio ancora il Ministero degli Esteri Italiano, l'Associazione Compositori Musica da Film, che mi hanno dato l'occasione di poter trasmettervi il mio punto di vista nell'approcciare la musica di un film. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Dimenticavo, la musica che avete ascoltato l'ho fatta io.